Come premesso nel precedente video, questo non sarà un video di moto, ma sarà una specie di esperimento sociale, oltre a portarvi gli affari miei sul mio canale. Quindi, se mi segui solo per le moto, sappi che non cadrò in questo video, non distruggerò moto, non mi farò male e cose del genere. Ma, visto che vado in vacanza, ho deciso di portarvi con me in un modo un po' particolare. Ma soprattutto ho deciso di non usare i social per tutta la settimana. Cosa che a dire della mia ragazza sarà una cosa impossibile per me. Ovviamente ho accettato la sfida e vedrete durante il video se fallirò oppure no. Inoltre vedrete dal video che la vacanza prenderà una piega che non mi aspettavo. Visiterò posti bellissimi, ma soprattutto cercherò di farvi entrare in testa un concetto che piano piano sta entrando anche nella mia testa. Milano Marittima, bella vita, locali, discoteche, papete. Ma mi hai portato in un hotel per famiglie? Ho lasciato il compito alla mia compagna di prenotare la nostra prima settimana di ferie con la bimba. L'unico vincolo che gli avevo dato era di prenotare la vacanza in Riviera. Non lasciate mai troppa libertà alle vostre compagne. Inizialmente mi stavo deprimendo, senza social e in un albergo family. Non c'è nemmeno la rampa per passeggino. Ah no, c'è. Scusate. Ah no. Ok, road tour. Prendiamo questa stanzetta. Andiamo a vedere il matrimoniale. Qui c'è un po' di disordine. Un due letti a castello, i comodini, una scrivania disordinatissima, un balconcino che si affaccia sul parchetto dell'hotel, un piccolo bagnetto, doccia, lavandino e i servizi. La finestra è un po' difettosa per chiudersi, ma alla fine un po' di forza si chiude. Solita stanzettina da albergo a Rimini, dai. Tutto l'esterno dell'hotel è rivestito da un pratino orribile verde e blu, una cosa bruttissima, e bambini che urlavano ovunque. Mi stavo sentendo male. Ho iniziato a svegliarmi presto ogni mattina. Andavo in spiaggia, guardavo il sole emergere dall'acqua e iniziavo la mia corsetta mattutina. Mi sono preso un po' di tempo per me. Belle che abbiamo fatto. Siamo sempre circondati dalla tecnologia, siamo sempre con un telefono in mano e se non condividiamo un post, una storia o qualsiasi altra cosa sui social, non ci sentiamo veramente in vacanza, non facciamo veramente un aperitivo, non facciamo veramente una cena con gli amici. Sarà possibile quindi secondo voi farsi una settimana senza social e quindi farsi una settimana di relax, detox, senza nulla, senza nessuna condivisione, senza niente, lasciare il mondo alle spalle? Beh, direi che lo scoprirete in questo video. Comunque, siamo al safari, adesso prendiamo una macchinina elettrica e ci andiamo a vedere tutte le bestie. Vero, Clelia? Vero? Andiamo a vedere le bestie? Sì! Ma tu non ti ricorderai nulla quando sarai grande. Però vedrai questo video e riderai tanto. Magari no. Magari no, eh. Luzzo, non è da mettere la testa nella sabbia? Ciao, dobbiamo dire la verità. Tutto questo era molto instagrammabile.
papero. E oggi si sale su verso San Marino. Quando Papino ha un'idea, ricordagli, Papino conta fino a 10 e poi dilla, e poi altri 10 e poi ripensaci. Ma vogliamo portare un po' di cultura su questo canale, dici cosa sai di San Marino. Aspetta, ora ci penso. Non so niente, c'è una frase. Non è un canale di cultura, avete sbagliato canale. Io sapevo solo della... come si chiama? Della Reggia di Caserta. Lì era il mio porto. Sì, quel video ha fatto tipo 10 visualizzazioni. Andate a vedere che è bellissimo. Cioè, guarda che vista. Pensa, in tantissimi anni fa, da qua sopra vedevi tutti i popoli che ti attaccavano. Vedevi che camminavano, tipo Warcraft. Cioè, mai giocato a Warcraft? Che venivano, ti attaccavano e tu da sopra gli tiravi con l'arco. Con la fionda. Con la fionda, con... con i pallini di carta, con la cerbottana della penna. Non c'avevano le penne a quel tempo. C'erano le penne d'oca. Gli tiravano le penne d'oca. Poi la perla. E a proposito del vale, ora ci andiamo a fare un girettino. Che fai? Vieni in riviera e non passi un attimino da Tavuglia. Gelato c'è tutto un altro sapore. Non ci arrivi? Ma io se poi puoi romperla, tanto sarà soldini per ricomprarcela nuova. Intanto continuo la nostra sfida social. Le notifiche aumentano, ma i social non si aprono. Scusate, ok Cremona, sì, ma il Cremona Circuit? Quando lo mettiamo? Ciao Luis! Approfitto di questo momento di relax per dirvi grazie, perché il video della scorsa settimana sta andando veramente veramente oltre ogni immaginazione, sta andando veramente forte e ho ricevuto un sacco di commenti, ho visto tutto quanto da YouTube Studios, visto che non ho eliminato i social ma non li sto guardando, sto sforzandomi di non guardare i social per tutta la settimana e sta andando discretamente bene, poi vi aggiornerò più in là. E aggiornerò anche più in là della mano, perché come vedete riesco quasi a muoverla. Ho ancora un po' di dolori, ma poi vi dirò più avanti durante la settimana. Comunque, grazie. Tra un urlo e l'altro sono riuscito anche a ritagliarmi un po' di spazio per leggere L'arte della vittoria, l'autobiografia del fondatore della Nike. Ha cambiato anche pagina, pure qualcuno lo veda. Ha cambiato pagina. Lo sto trovando geniale e ricco di spunti. Vi lascio il link Amazon in descrizione se lo volete acquistare. Comunque, ora che la vacanza sta avvolgendo al termine, posso dire di essere soddisfatto. Clelia è di un'intelligenza incredibile. Impara così in fretta da lasciarmi senza parole. Si è divertita tantissimo e io e Noemi siamo cresciuti tanto come genitori. Stando in un albergo family e osservando tantissimi genitori e tantissimi bambini, vedendo come si comportano gli altri genitori, devo dire che abbiamo capito che tipo di genitori vogliamo diventare. Ma soprattutto abbiamo visto che tipo di genitori non vogliamo diventare. Per quanto riguarda i social, come dicevo all'inizio, non ho voluto eliminare le app o cambiare telefono come fanno tutti quanti quelli che fanno i video, diciamo, social detox, ma ho voluto mantenerle in modo tale da avere la volontà
la volontà di non aprire quelle maledette app, di vedere quei numerini che aumentavano giorno dopo giorno, ma comunque non aprire l'app, perché io penso che ci voglia disciplina. Quello che manca oggi è la disciplina. Nessuno ha più la volontà di fare le cose. E io volevo vederli questi numerini e non aprire le app. A dire la verità, non ne ho sentito per niente il bisogno di vedere i cazzi degli altri e di condividere i cazzi miei. A essere sincero, avevo abbastanza bisogno di staccare un po' la spina con questi social. Ormai proviamo troppo ad apparire ed è quasi penoso condividere tutto con chiunque. Quindi il pensiero di questo video è: tenetevi strette le cose importanti e godetevi la vita. A condividere c'è tempo. Se il video ti è piaciuto, sai già cosa fare e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Stai facendo? Alla fine ho capito a cosa serve questo bellissimo pratino verde e blu. È per non far scivolare i bambini. Me ne sono accorto correndo e andando a vedere anche altri alberghi family. Vabbè, c'è tanto da imparare ancora.